Davide Moccia, la piattaforma con la quale i dipendenti e gli imprenditori potranno fruire dei servizi di welfare. È stata scelta perché ha delle caratteristiche particolari, quali sono? C'è da dire che questa piattaforma riteniamo sia un'ottima opportunità per, soprattutto per la piccola e media impresa, perché è una piattaforma che non ha dei costi fissi, è una piattaforma che è molto flessibile, molto facile da utilizzare, anzi devo dire che rispetto anche a tante preoccupazioni sul tema tecnologico e digitale, devo dire che molte aziende hanno apprezzato questa piattaforma e stanno utilizzando molto facilmente e stanno anche acquistando bene i servizi in maniera molto agevole. Quindi un servizio gratuito per gli associati di Confartigianato. Quali tipologie di servizio si possono ritrovare sulla piattaforma? Beh, è possibile acquistare qualsiasi tipologia di servizio, perché passando dalla previdenza all'assistenza sanitaria, piuttosto che all'istruzione, pensando anche alle mense scolastiche, piuttosto che asili nido, piuttosto che la babysitter, la badante, è possibile anche acquistare beni e servizi che rientrano in un'area un po' più allargata, che sono definite dalla normativa, chiamate come cultura e tempo libero. Quindi non esiste una struttura di convenzioni bloccata per i dipendenti, anzi ogni dipendente può inserire il proprio erogatore di servizio sulla piattaforma, anche quello che è più vicino a casa sua. Paolo Siclari, con la vostra impresa avete già messo in atto questo progetto di welfare che porta vantaggi concreti per la vostra azienda e per i suoi dipendenti. Com'è andata? Sì, abbiamo incominciato quest'anno nella visione di portare un valore aggiunto anche all'azienda, legato al fatto che il dipendente sente incentivato agli obiettivi aziendali, questo cercando di portare anche un valore allo stesso dipendente. Ci spieghi come funziona il meccanismo? Un dipendente riceve un premio quando? Ma il dipendente, tutti i dipendenti dell'azienda ricevono un premio legato innanzitutto alla loro presenza, e quindi poi abbiamo creato un sistema legato all'obiettivo che l'azienda vuole raggiungere semestralmente. L'abbiamo diviso in due, giugno e dicembre, in modo che il dipendente si veda una retribuzione maggiorata nel periodo delle ferie, nel periodo di fine anno, e l'abbiamo organizzato, ripeto, vivendo il discorso della presenza giornaliera e poi anche di un obiettivo di margine su fine anno, e quindi un'incentivazione in più se il dipendente stesso raggiunge, se l'azienda raggiunge l'obiettivo prefissato, il dipendente ne giova anche lui di un beneficio economico. In che senso per l'azienda è vantaggioso utilizzare il welfare piuttosto che altre forme di premialità? Il dipendente riesce ad avere una riduzione della tassazione a cui lui è soggetto sulla retribuzione del 50%, e l'azienda mediamente risparmia un 20%.